Nel Regno Unito sono molte le case e i castelli infestati e Chambercombe Manor non fa eccezione. Si tratta di una casa risalente circa al 1100, attualmente è sede di un museo, ma per anni ha nascosto un oscuro segreto. Era il 1738 quando, durante i lavori di restauro del tetto, il proprietario della casa aveva notato qualcosa che non andava. Vedeva il contorno di una finestra, che però non apparteneva a nessuna delle stanze della sua abitazione. Ispezionò la casa e si rese conto che c'era uno spazio fra due stanze che non era un semplice muro, ma anticamente era stato anch'esso una stanza. Quando abbatté il muro, si ritrovò davanti a un letto ormai consumato dal tempo e, sopra il letto, uno scheletro. Le indagini del tempo riuscirono a stabilire che si trattava dello scheletro di una donna, ma nulla di più. Vi è però una storia risalente al XVII secolo, quando la casa era abitata da William Ottaway e da sua moglie. La casa è situata non lontano dalla costa e dopo una notte tempestosa la coppia si recò in riva al mare per vedere se qualche nave avesse avuto bisogno di aiuto. Sentirono dei lamenti provenire dagli scogli e, una volta avvicinatesi, videro il corpo di una giovane donna con il viso martoriato dagli scogli. La portarono a casa e tentarono di curarla, ma la donna morì durante la notte. William vide tra gli averi della giovane un sacchetto con diversi gioielli e con molte monete d'oro. William pensò quindi di appropriarsi di quel tesoro per realizzare il suo sogno, acquistare la casa in cui viveva. La mattina dopo, un agente marittimo andò a bussare alla porta e chiese ai coniugi Ottaway se avessero avuto notizie di una donna che era scomparsa durante un nubifragio due notti prima. William, impaurito perché aveva derubato il cadavere, disse di non sapere niente. L'agente lo ringraziò e disse di tenere gli occhi aperti nel caso avesse visto la donna scomparsa, di nome Catherine Wallace. William salutò quindi l'agente e, una volta chiusa la porta di casa, iniziò a piangere a dirotto insieme alla moglie. Ma perché i due ebbero questa reazione? Il padre di William si chiamava Alexander e viveva nella Chambercombe Manor, guadagnandosi da vivere depredando le navi che si avvicinavano troppo alla costa, andandosi così a schiantare sugli scogli. Spesso era lui stesso con una potente lanterna a segnalare alle navi che potevano avvicinarsi, mandando così passeggeri ed equipaggio incontro ad un naufragio. L'uomo portava spesso con sé il figlio William, che però non voleva seguire la professione del padre. Un giorno i due trovarono una donna spagnola ferita sulla spiaggia, vittima di un naufragio, e decisero, impietositi, di portarla a casa per curarla. La donna si riprese in fretta e si innamorò di William. I due si sposarono e andarono a vivere in una casa tutta loro, allontanandosi dal padre di William, perché non condividevano il suo stile di vita. Diversi anni dopo la morte del padre, i due si ritrasferirono a Chambercombe Manor. La casa era stupenda, ma purtroppo ci vivevano in affitto, non potendosi permettere l'acquisto, e questo divenne un cruccio per William, il quale voleva diventare proprietario della casa per poterla così lasciare ai suoi figli. La coppia ebbe una bambina che, crescendo, si innamorò di un capitano e si sposarono. Andarono a vivere a Dublino. La bambina dei coniugi Ottaway si chiamava Catherine e suo marito Wallace. La ragazza che i coniugi Ottaway avevano derubato, quindi, non era altro che la loro figlia, che, dopo molti anni, era tornata a trovare i genitori. William
divorato dai sensi di colpa, mise la figlia in una stanza e la murò, portando questo segreto con sé nella tomba, fino al 1738, quando i proprietari della casa scoprirono la stanza segreta e lo scheletro di Catherine. Sono in molti a sostenere che nella stanza in cui furono ritrovati i resti della giovane si possono sentire dei lamenti e si possono sentire dei passi lungo il corridoio. Come ho detto prima, attualmente la casa è adibita a museo e in descrizione potete trovare il link al sito per avere informazioni per visitarla. E voi che cosa ne pensate di questa storia? Andrete a visitare la casa? Fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati sui miei video. Ciao!